Domenica 19 settembre, le immagini che vedete, amici di Pianeta Giovani, si riferiscono alla gara riservata alla categoria esordienti organizzata a Villongo dalla società locale Gruppo Sportivo Ciclistico Villongo, in collaborazione con il Gruppo Sportivo Ciclistico Villongo Amatori. In palio il 16° trofeo Oltrati. Una gara questa riservata alla categoria esordienti con un percorso molto tecnico e interessante. Una gara in linea a tutti gli effetti questa che vede ai nastri di partenza poco meno di un centinaio di piccoli atleti in rappresentanza di una trentina di società. Alla gara partecipano contemporaneamente entrambe le classi 96 e 97 ma con classifiche di merito distinte. Un percorso tecnico della lunghezza di 36 km, da superare alcune difficoltà altimetriche e striscione d'arrivo situato in località Adrara San Martino. Una leggera salita lunga circa 6 km che si è dimostrata ovviamente determinante per definire l'ordine d'arrivo finale. Percorso interessante, dicevamo, e gara che ha visto interessate le seguenti località. Partenza ovviamente da Villongo per affrontare un primo tratto di trasferimento, per poi pedalare in direzione Sarnico, Predore, Tavernola, la deviazione in direzione Cambianica per affrontare la prima asperità di giornata. Una salita breve, non particolarmente impegnativa, ma che ha saputo definire la prima selezione naturale, per trovare nelle prime posizioni del plotone le stesse maglie che abbiamo poi trovato nelle fasi finali di gara. Come le immagini documentano, a fine discesa si forma in testa alla corsa un folto gruppo di una trentina di unità, che per alcuni chilometri rimane leggermente frazionato. Andatura sostenuta e pochi rettilinei non consentono una visione globale della gara, e soprattutto senza i sostenitori ai bordi della strada a dare indicazioni sul da farsi, hanno contribuito a rendere l'aspetto agonistico spontaneo e senza troppi atteggiamenti tattici. Andatura molto sostenuta e chilometri che trascorrono così molto velocemente. Nelle prime posizioni della corsa troviamo vantaggi minimi, dietro qualche isolato tentativo di aggancio, ma troppo alta la velocità del drappello in avanscoperta per permettere rientri. Davanti nelle prime posizioni troviamo Nicolò Fornoni in maglia Costa Masnaga, a difendere i colori della formazione Camignone Giovanni Minari, atleta classe 1997. Con il dorsale 4 l'atleta di casa Claudio Valtulini, Villongo. Per i colori della società Valle Camonica, Michele Barretto, sempre molto attivo nelle prime posizioni. Per la bresciana UCI Flero troviamo Alessandro Riboni. Una trentina di atleti, dicevamo, in pochissimi secondi, leggermente frazionati, e gara che nella nostra sintesi ora si trova in zona arrivo. Il gruppo di testa si dirige ora in direzione Adrara, con la strada che comincia nuovamente a salire. Prima posizione troviamo le maglie della formazione Costa Masnaga, a dettare l'andatura. Per la precisione sono Marco Molteni e Nicolò Fornoni a dettare il ritmo. Poi a seguire, a difendere i colori della società Alzate Brianza, Andrea Mauri. L'andatura si mantiene sostenuta, il gruppo che si mantiene molto allungato. Altra maglia Alzate Brianza, si tratta di Lucian Buga. A seguire per la formazione Ciclo Team Nembro Stefano Testa. Aumenta l'andatura in testa alla corsa, Claudio Valtulini in maglia Villongo con attento Marco Savoldelli pronto sulla sua ruota. A seguire ora dalla Valle Camonica Michele Barretto. La strada continua a salire e nelle prime posizioni ora le maglie non cambiano. Gruppetto che si allunga per poi tornare a ricompattarsi. Zona arrivo e attesa palpitante. La corsa ormai alla fine. Eccoli, il più lesto è il bergamasco Marco Savoldelli, San Marco Vertova, che nell'ordine precede Mario Meris, Ciclo Team Nembro, e Marco Molteni, Costa Masnaga. Un grande piacere, amici telespettatori, essere accanto al leader di questa corsa, di questa giornata, Marco Savoldelli della San Marco Vertova. Caro Marco, allora vediamo un po' di fare il punto della situazione di questa corsa che ti ha visto protagonista. Sì, è iniziata subito forte come gara, con la media di 46 all'ora. Poi mi sono portato avanti perché iniziava la salita e per sciogliere le gambe. La salita è stata molto dura perché andavamo su una bella andatura. In cima ho scollinato sesto-settimo, nel scendere ho avuto dei piccoli problemi alla ruota, ma sono riuscito a rientrare nel gruppo davanti. Dando i cambi e tutto siamo riusciti a arrivare ai piedi della salita a Adrara. Ho cercato di stare a ruota e a 200 metri sono partito a fare la volata.
Gli avversari più temibili, quelli che ti hanno insidiato nel corso di queste ultime battute? Beh, Meris Mario, che anche lui è stato bravo, Bergamelli e anche il Villongo, che è stato molto bravo a tenerla a corsa. A chi vogliamo dedicare questa grande vittoria oggi qui a, tra Villongo e Adrar San Martino? Questa gara la dedico al mio presidente Merelli, è una persona speciale. Amici di Pianeta Giovani, sono accanto a Mario Meris, secondo classificato di questo 16° trofeo Oldrati. Andiamo immediatamente a sentire le impressioni in questa gara. Sì, sono molto contento di questo secondo posto. È stata una gara molto dura e tirata. Sono transitato per primo al GPM. In discesa sono stato davanti perché sapevo che era abbastanza pericolosa. Solamente che finita la discesa mi sono rifocillato un po', ma ho perso un po' di tempo e ho dovuto recuperare. Ho tirato, li ho raggiunti, ma ero stanco, ho cercato di riposarmi il più possibile e qua in volato ho fatto secondo. Le nostre telecamere ora sono puntate sul vincitore del primo anno, Giovanni Minari, della Camignone, ma lui è residente a Rovato. Giovanni, raccontaci un po' questa gara. Sono riuscito ad attaccarmi al gruppo dei primi dopo Vigolo e ho tenuto lungo lago, anche se andavano molto forte perché ero solo con quelli del secondo anno. E dopo è stata molto dura questa salita qua, l'ultima salita. Vuoi dedicare questo tuo piazzamento importante a qualcuno? Alla mia squadra, alla mia famiglia che mi segue sempre e mio cugino che è già venuto a vedermi. Per Pianeta Giovani, assessore allo sport e il tempo libero al turismo, Robertino Andreoli. Vediamo un commento: per la prima volta si trova qui schierati tanti ragazzi, tanti giovani che hanno corso questa competizione. L'abbiamo appena sentita pubblicamente ringraziare gli organizzatori. Chi si sente ancora di ringraziare in questa bella giornata? Beh, diciamo che questa appunto per noi è la prima volta, un arrivo in salita in Adrar San Martino, è un'occasione per far conoscere il nostro paese. In questa giornata avevamo già noi preparato l'esposizione di auto e moto d'epoca, ci sono i nostri agricoltori con i loro prodotti, ben vengano di sicuro con insieme sia lo sport che anche l'alimentazione, che è importante, magari non proprio di questi prodotti ma dei prodotti un po' particolari, e abbiamo unito queste due, diciamo questi due eventi proprio anche per il nome di Adrara, per far conoscere Adrara San Martino ad altra gente e che speriamo arrivi anche l'anno prossimo. Io spero che il nostro presidente Attilio porti anche l'anno prossimo questa manifestazione sportiva. Non solo però manifestazione sportiva, perché voi avete una grande iniziativa annuale, vogliamo già ricordare a beneficio dei nostri ascoltatori quando si svolgerà. Beh, noi abbiamo una grandissima festa, la festa di San Martino, che si svolge ovviamente l'11 novembre, poi ci sarà il 12, il 13 e il 14, una grandissima sagra, e io invito tutti a partecipare, soprattutto quest'anno, perché abbiamo un personaggio proprio televisivo, Rau Cremona, che penso allieterà veramente la serata, e diciamo diverse orchestre di ballo liscio all'altezza della situazione. Ed ora passiamo la parola all'assessore allo sport del comune di Villongo, Virginio Colosio. Oggi è una bellissima giornata, come si vede dopo un paio di giorni di brutto tempo, oggi è una bellissima giornata. È un evento che Villongo promuove tutti gli anni, quindi con la società sportiva ciclismo. Quest'anno però, come mi hanno chiamato l'anno scorso, che dicevano che facevano un arrivo in un altro paese, sono stato felicissimo perché anche gli altri in realtà devono conoscere il nostro ciclismo sia locale che provinciale. Ordine d'arrivo, classe 97, 10° posto firmato da Brogini Edoardo della Brugherio, 9° Cavalli Roberto Caluschese, 8° Rostovs e Servei Villongo, 7° Amacran Osama alzate Brianza, 6° Fieni Massimo della Villongo, 5° posto targato Brescianini Nicolò team Bar Blanco, 4° di Fazio Federico Caluschese, 3° posizione per Camotti Simone della Villongo, chiude in 2° posizione Bonandrini Francesco. E complimenti al vincitore Minari Giovanni della Camignone. That classic sensation.
Andiamo ora alla classifica della classe 1996. Decimo posto per Valtulini Claudio della Villongo. Nono Riboni Alessandro, Flero. Chiude in ottava posizione Barretto Michele, Valle Camonica. Settimo Testa Stefano, Cicloteam Nembro. Sesto posto per Fornoni Nicolò, Costa Masnaga. Quinto posto per Bergamelli Luca della Gazzanighese. Chiude al quarto posto Martinelli Andrea della Valle Seriana. Terzo gradino del podio occupato da Molteni Marco. Secondo Meris Mario, Cicloteam Nembro, e primo Savoldelli Marco della San Marco Vertova. Microfoni a Attilio Ruggeri, presidente del gruppo sportivo Villongo. Vediamo un po' di fare il sunto di questa gara che ha visto la collaborazione tra Villongo e Adrara San Martino. Esatto, quest'anno abbiamo voluto portare all'arrivo Adrara San Martino, visto che la gara è verso fine stagione, l'abbiamo voluto fare un po' più impegnativa, in collaborazione con l'assessore dello sport, col comune, con tutti i volontari, in cui devo dire un grazie mille. Siamo riusciti a organizzare, secondo me, un bel arrivo, un bel evento, anche qua in piazza con tutta questa gente, uno spettacolo sicuramente. Come stagione devo dire che è andata molto bene, abbiamo organizzato 4 manifestazioni tra cui la gara Trofeo Rosa Giovanissimi, la gara dei Giovanissimi normale che facciamo a Villongo, il campionato regionale Primi Sprint sempre Giovanissimi e questa. Come società abbiamo la campionessa italiana categoria esordienti 96 Claudia Cretti, noi come società siamo arrivati secondi agli italiani al meeting Giovanissimi di Roma, perciò penso proprio che anche quest'anno per il gruppo sportivo ciclistico Villongo è un'annata indimenticabile.